Proseguiamo il nostro viaggio per conoscere i produttori che sono presenti qui al quinto mercato della terra della biodiversità a San Giorgio Canavese, produttori che arrivano da diverse regioni d'Italia. Per la prima volta qui? Sì, nostro primo anno. Noi veniamo dalla Toscana e siamo produttori, tra le altre cose, del fagiolo di Sorana, che è un prodotto Presidio Slow Food. E con la nostra azienda agricola però produciamo anche altri prodotti. Il fagiolo di Sorana come, dove viene prodotto, che cosa serve? Il fagiolo di Sorana è prodotto in una zona del comune di Sorana, appunto, nell'Alta Toscana. È una valle stretta nel comune di Pescia che viene attraversata da questo torrente che si chiama Pescia, appunto, e le coltivazioni avvengono sul ghiareto del fiume, quindi proprio accanto al torrente, praticamente su dei terreni ghiaiosi che sono ricchi di minerali, sempre umidi ma drenanti. La zona è appunto un pochino impervia, nel senso che non è molto accessibile, facilmente accessibile con i mezzi di lavoro, quindi gran parte dei produttori fanno ancora una coltivazione manuale, quindi sia le fasi di semina che di coltivazione che poi di raccolto avvengono a mano. Quali prodotti vengono cucinati con questo fagiolo? E col fagiolo di Sorana si possono creare dei piatti molto interessanti. Molti ristoratori lo utilizzano anche per accompagnare piatti di pesce, ma noi lo consigliamo da mangiare da solo su una fetta di pane magari un po' abbrustolita, perché è un fagiolo che ha un sapore davvero, davvero particolare, molto minerale, molto sapido e dà il suo meglio quando è da solo, perché si apprezza appieno anche la sua consistenza, che è molto molto delicato, ha una buccia che praticamente sparisce in cottura. Ed è quindi molto apprezzato anche per chi ha problemi magari di digeribilità di questo tipo di legumi. Il fagiolo di Sorana dalla Toscana lo trovate qui per tutto il giorno al mercato della terra della biodiversità a San Giorgio Canavese. Venite!